Salve ragazzi, oggi parliamo di un altro libro, ecco qua, Lo Scarafaggio di Anne McEwen. È un librettino abbastanza piccolo, sono poco più di 100 pagine, e di che cosa parla? Parla di un uomo, un certo, sentite il nome e già vi ricorderà qualche cosa, un certo Jim Sams, che un giorno si risveglia come uomo. Prima era uno scarafaggio e adesso si risveglia come uomo, e esattamente come il protagonista della Metamorfosi di Kafka, ha le prime impressioni di questa nuova scatola all'interno della quale si trova, no? Un po' alla volta prende confidenza con questa strana situazione. Ma in più si accorge di non essere un uomo qualsiasi, ma di essere il primo ministro della Gran Bretagna. Quindi lui si sveglia, scarafaggio, diventa un uomo e si trova nel corpo del primo ministro della Gran Bretagna. E abbastanza rapidamente, anche se con qualche difficoltà iniziale, si adatta a questa situazione e va avanti a fare il primo ministro. Si accorge, alle sue prime riunioni, che molti dei ministri del suo governo lo capisce da delle piccoli cenni, anche loro sono scarafaggi che si sono trasformati in uomini e donne dei vari ministri, e comincia a lavorare come ministro. È quello di prima, nessuno si accorge, no? Tutti si accorgono che è cambiato qualche cosa nel carattere, nel modo di essere di questo ministro. E nella sua funzione di primo ministro parte con una riforma, inversionismo, assurda, di carattere economico. Quando uno lavora non deve pagare invece che ricevere soldi. Una riforma totalmente priva di senso. Ha degli incontri con personaggi stranieri, anche con il presidente americano, che ha un nome che ricorda molto l'attuale presidente americano, e continua così la storia. Quando è riuscito finalmente a far passare questa riforma in Gran Bretagna, dove viene completamente rivoluzionato l'aspetto economico, il meccanismo dell'economia, in un modo assurdo, chiaramente assurdo, che porterà alla distruzione probabile dell'economia stessa della Gran Bretagna, lui e tutti i ministri ritornano scarafaggi e se ne vanno via. In questo libretto è chiara la presa in giro ironica, quindi parlano di ridicolo, certamente non è un libro che fa ridere, però è molto, molto sottile, molto ironico, e racconta in queste poco più di 100 pagine che cosa, i danni che ha fatto questo. E c'è un chiarissimo critica, appunto utilizzando il ridicolo, alla Brexit, al populismo, a tutte queste idee, al presidente degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, che appunto secondo Ian McEwan si possono affrontare questi temi solo mostrandone il ridicolo. Gli eventuali riferimenti a persone reali qua dice non sembra da non escludere. Nel retro della copertina dice qua: qualunque riferimento a fatti realmente accaduti e persone realmente esistenti non sembra da escludere. Ecco, in questo libro ha cambiato un po' registro Ian McEwan, no? È andato in questo registro del ridicolo, dell'ironico, così. Bene, io credo che sia un bel libro, si legge rapidamente, naturalmente sono 100 pagine, non ho letto credo in un giorno, però insomma è un nuovo Ian McEwan, è diverso da quello a cui siamo abituati. Ve lo consiglio, quindi Ian McEwan, Scarafaggio, dell'Inaudi, costa 16 euro ed è un piacevole libro da leggere durante l'estate, che purtroppo ormai sta finendo. Bene, buona lettura.